È saltata di nuovo. È la terza volta questo mese. Bisognerà che faccia vedere l'impianto, capirete, è del 73. Certo è che così non si può fare nulla. Bisogna aspettare che torni la luce. Succedeva sempre anche quando lavoravo al pronto soccorso. A proposito, che giorno è oggi? Mi pare che sia il 28. Sì, è il 28 di gennaio. Allora sono 20 anni oggi, signore. Quasi un anniversario. Beh, allora, intanto che aspettiamo che torni la luce, potrei, sì, insomma, potrei raccontarvi la mia storia. Va bene? Come dicevo, era esattamente 20 anni fa. Ero di guardia alla clinica universitaria Postel Cuperem. Era domenica ed eravamo nel pieno della classica frenesia notturna. Incidenti domestici, infezioni eruttive, suicidi abortiti, aborti mancati, sbronze comatose, infarti, attacchi epilettici, embolie polmonari, bambini bollenti come pentole, automobilisti ridotti in polpette, spacciatori fatti a colabrodo, donne picchiate e mariti pentiti, adolescenti comati, adolescenti catatonici, insomma, la tipica domenica notte al pronto soccorso. E per giunta, con la luna piena! Tutta quella bella gente faceva il possibile per sottrarsi a lunedì mattina e io, come sempre, iniettavo, turavo, suturavo, cucivo, sondavo, zappavo, drenavo, medicavo, facevo partorire, qualche volta addirittura prevenivo e depistavo. Insomma, dispensavo. Era un dispensario a 4 persone. Sostituivo Pansar, Berthier, Samuel, Desange. Tranquilli ragazzi, lo faccio volentieri. Tutti baroni oggi, quelli. Allora, ci i più ingenui vedevano in me un idealista facente funzione di interno. 2 soldi al mese per 80 ore alla settimana. A scapito della mia salute, della mia giovinezza, della mia carriera e della mia vita privata. La mia famiglia, tutti i dottori, la medicina è la più diffusa malattia ereditaria. Mi trovava esemplare. Mio padre già mi vedeva nei panni dell'arcangelo Salvatore che sgomina il cancro del sistema linfatico. La tua strada è l'ematologia, Gerard! Io lasciavo correre la fantasia di mio padre, ma facevo di testa mia. Sapevo che non sarei mai stato uomo di una sola specialità. La mia specialità sarebbe stata il pronto soccorso. Tutti i mali dell'uomo, i mali di tutti gli uomini. Come a dire, tutte le specialità. Voi mi direte che questa era un'ambizione più che onorevole, vero? Beh, vi sbagliate. In realtà io sognavo una cosa sola. Il mio futuro biglietto da visita. Sul serio, una vera e propria ossessione. Non pensavo ad altro che al giorno in cui avrei potuto sguainare un biglietto da far impallidire tutti gli amanti del genere. Era questo, in fondo, il mio grande progetto. Françoise sposava la mia ambizione e io avrei sposato Françoise. Anche lei era figlia di un medico e in due contavamo di sfornarne altri 4 o 5. Nel frattempo, lei lavorava al progetto del mio biglietto da visita. Io occorre un biglietto da visita semplicissimo, Gabba. Hai una tradizione troppo importante alle spalle, un futuro troppo brillante di fronte per scegliere passato di Bastiano. Sei d'accordo, vero? Ha ragione, mi occorreva un cartoncino discreto, infinitamente rispettabile, retaggio di un tempo in cui il tempo non passava. Dire che sognavo quel biglietto da visita è poco. Nella mia mente si dispiegava come uno stendardo che oscurava i colleghi e copriva tutto il campo medico. Professor Gerard Galvan, medicina interna! Insomma, ero un pirla. Non avevo ancora scavato le mie fondamenta e già mi credevo la statua di me stesso.
quella famosa domenica di luna piena, ero dunque di guardia alla clinica Postel-Couperin e affrontavo ogni malato come uno scalino. Se mi pigliavo una botta di stanchezza, mi biglietto la visita che arriva al vento della mia testa per darmi una bella scherzata. Quatto quatto, mi esercitavo a tirarlo fuori. Dico sul serio, nella mano non c'è niente, in tasca non c'è niente, opla! L'onorevole cartoncino fra il medio e l'indice, professore Gerard Galvan. Distendo la gamba, signora Tarditali, così. E solamente medicina interna. Ma no, signorina, ha fatto bene a portare da me. Fatericcio non è una cosa da prendere sotto gamba. È il suo fratellino? Come si chiama, giovanotto? Magari medicina scritto maiuscolo e anche interna. E a quel punto è lì anche un balenco di insolito motociclista della tangenziale. All'orecchio in tasca e il braccio nello zaino. Chirurgia. E solo un numero di telefono. Sul biglietto da visita dico. Niente indirizzo, soltanto il telefono. Mi raccomando, signor Pinco Pallino, prenda tutti gli antibiotici. Non interrompa fino a che non ha finito il ciclo. E gli altri sono qui? Sì. Oh, qui abbiamo un attacco d'asma. Ma è quel signore là, è da un po' che aspetta. Ecco, anche se avevo cominciato il turno alle 9 del mattino, mentre mi avvicinavo verso quel signore là, continuavo a domandarmi se il cartoncino la Sermuano sarebbe stato più presentabile per il polpastrello rispetto al Pentis 12. Uno stronzetto, ecco cos'ero, ve lo dico io. Qual è il suo problema, signore? Quel signore là non aveva né età né ambizione. Era da un po' che l'avevo notato con la coda dell'occhio. Aveva lasciato che gli passasse davanti più di metà del corridoio. Qual era il suo problema? Non si sentiva tanto bene. Non mi sento tanto bene. Non si sentiva tanto bene, ma non stava neanche tanto male. Era il classico tipo che Elian detestava. Sapeva fin troppo bene che l'avremmo rivisto. Elian tesoro, sì. Dice che non si sente tanto bene. Ma santo Dio, Galvan! Questo è un pronto soccorso, mica uno sportello d'aiuto di batte la pesca, no? L'unico soccorso di cui ha bisogno, Elian, è la tua dolcezza. Ha bisogno della mamma. E così lei non si sente tanto bene, eh? Vediamo un po', tiri sulla manica, per favore. Mentre sotto i miei polpastrelli il suo cuore batte un ritmo tranquillo, l'asmatico vira un colorinda. A proposito di polpastrelli, prestare la massima attenzione al rilievo della stampa litografica. Sì, ho detto proprio litografica. Un biglietto da visita litografato. Non liscio. Né uno di quei biglietti di rilievo così tarocchi. No. Litografato. Litografato. Dopo l'asmatico ci siamo beccati un pittoresco degli Tremens con sfilza di verità tonanti e anche poi così cazzute. I capelli di Trump sono fatti i capelli di topo! E se qui non mi cresta vecchio! Ui, hanno fatto seguito tutte le urgenze prioritarie tipiche di una notte di luna piena quando uno pensa di aver già affrontato le urgenze assolute. E poi, verso le 2 del mattino, la sorgente si è prosciugata. Il corridoio era quasi vuoto, con quel buon odore di pausa caffè. È stato allora che quel signore l'ha crollato a terra. Dall'aureola immobile formata dal suo sangue, ho pensato fosse morto. Non si muoveva nulla. La pozza di sangue non si allargava e lui ci giaceva dentro, contratto intorno al proprio addome, come un ragno in una casa di vacanza. Merda. Ancora oggi è il primo ricordo che ho, la certezza della sua morte. Estramerda. Brillante esordio per il campione della medicina interna. Un uomo che aspettava ore nel mio corridoio cadeva ora morto stecchito davanti agli occhi di Elian
della signora Bossard, l'aiuto infermiera, e di una paziente che avrebbe cessato di essere anonima appena si fosse trattato di testimoniare contro il medico di guardia che... Si faceva beatamente un caffè mentre il signore diceva di non sentirsi tanto bene. Ma sì, sì, l'ho sentito io! Anzi, che stava per morire! Il cuore batte ancora! Non riuscivamo a distenderlo. Il suo corpo era segellato su di un dolore che non prometteva niente di buono. Ma si rilassi, si rilassi! Non si rilassava, addome terrorizzato da scoppiare. Blocco totale! Quanto tempo è che non va di corpo? L'ultimo stadio della fermentazione, un uomo sul punto di esplodere! Mi sento tanto bene. Quando è stata l'ultima volta che ha fatto un peto? Blocco delle feci e dei gas. Mi ci giocavo la testa che quello ci faceva un'occlusione intestinale per tutta. Elian, va a chiamare la sirena. Dite che arrivo con l'urgenza delle urgenze. Sì. Avevo fatto modificare le ruote delle barelle perché mi lasciano dietro nel passo del cranio come i carrelli della spesa. E io e il concluso volavamo spediti sul rinnovo del panico. Tieni duro, la conosco bene, Angelina. Anche se stava dormendo con un sasso quando gli ha la chiamata, questa è sicura che adesso è lì che ci aspetta con il dito puntato verso la sala operatoria. Proprio così! Angelina aspettava con la sospizia di un uomo che ha riuscito a prendere accanto alla valetta. No, no, ci vengo! Transito? Niente! Da quando? Chi non lo sa? Bene? Non lo sa? Ha mangiato? Non ci direbbe? Comitato? No, qui! Sempre? Neppure! Stando il nostro chiuso, pensa bene di restituire dall'alto una settimana buona di sbagliati pasti, mentre la sua temperatura si impegna verso il verso intenso, come se fosse stato lui stesso il proprio termometro. Ha visto la lingua? Scoprimenti per la diagnosi, Galvani. Una lingua bianca e spessa, filtra come un dito accusatore. Vada a svegliare il plastichino che operiamo. Il telefono di Liam mi aveva preceduto, e qua sentì l'anestesista correva verso di noi, mentre noi correvamo verso di lei. Lei lasciandosi le braghe, io chiedendo cosa avesse voluto dire a Gelen a proposito della mia diagnosi. Tipica di Gelen quella vaghezza. Complimenti per la diagnosi. Impossibile sapere se si congratulava o ti prendeva per culo. Si perdeva più tempo ad analizzare il tono della sua voce che i grafici dei malati. Ma in fondo chi se ne frega, perché lo salvi? Poi, finalmente, il reparto di gastroenterologia. Presto cominciate che devo operare l'elettrocardiogramma, gruppo sanguigno. Lei, Galvan, faccia da infermiera. L'infermiera Galvan non aveva aspettato quella promozione per darsi da fare. Datevi una mossa che apro subito. E, come se la musica non la conoscessi... La parotomia. Mi spiega Angelina con il tono del professore che sognava di diventare. La parotomia esplorativa. Disingorgarlo, è tutto ciò che si ti chiede. Pensai mentre gli garrotava un bicipite e era attrappito. Ok, il cuore funziona, è anche piuttosto tranquillo. Vado con l'endovena. Tutto bene? Non si preoccupi che adesso la addormentiamo subito. Mi tiri via questo lenzuolo, Galvani. Cosa che stavo per fare quando il lenzuolo... si è gonfiato! Dapprima, senza ostentazione. Brezza marina, regolare dolcezza degli alisei, tonda vela nel cuore del Pacifico. Il lenzuolo si gonfiava! E questa che roba, eh? Vi fu un borbottio. Il lenzuolo prese le dimensioni di una mongolfiera. E poi si udì la tromba! Questa mia cara Angelè è una scorreggia! Il mio malato scorreggiava, ecco cosa succedeva. Buttava fuori tutta l'aria, per Dio, tutta in una volta. La scorreggia del secolo, la tromba della carica. Un mese di uragano liberato, sturato, salvo. La tromba poi lasciò spazio alla trombetta, che si fece oboe, che si affinò in flauto, il tutto in tante piacevoli circonvoluzioni consentite da 6,50 m di intestino. No. Forse esagero,
Forse il lenzuolo non era proprio così gonfio e questa immagine è solo il frutto del mio sollievo. Ma mentre, almeno nel mio ricordo, il lenzuolo si sgonfiava rumorosamente, mi ero accorto che era successa una cosa assai più sorprendente dell'improvvisa guarigione del mio malato. Un fatto, o meglio, un non fatto, ben più stupefacente. In tutto quel tempo non avevo pensato neppure una volta al mio biglietto da visita! Ero ancora in preda alla sorpresa, curioso di sapere cosa avrebbe detto Françoise, quando la voce di Placentier mi strappò i miei pensieri. Avete cannato in pieno, ragazzi! La voce di Placentier. Non è un'occlusione! Placentier, l'anestesista. È qualcosa di ben più rognoso! Guardate! Con le mani poggiate a conca sulla vescica del mio malato, Placentier scuoteva la testa. Benissimo una laparotomia per un globo vescicale, ma secondo me sarebbe meglio cateterizzarlo. Non aveva aggiunto complimenti per la diagnosi. Anche con lei tutto stava nel tono della voce e nello sguardo che Angelin mi lanciò. Non mi sento tanto bene. Ma per forza! Si porta dietro nel tonico di piscia congelata, come quella che cade dagli aerei sui nani da giardino. Non ho mai visto così tanta dilatazione delle pelvi. A momenti vi esplode. Sudori freddi. Era gelato. C'è Saliège? Sì, Saliège, il nostro urologo, c'era. L'avevo appena lasciato quando mi avete tirato giù dal letto. Andate da lui. Veloci. Hai fatto lubrificare le ruote delle barelle, Galvan? Ecco, uno può anche compiere un errore diagnostico, ma essere orgoglioso di un collega noto in particolare delle ruote ben lubrificate. La vita è ricca di premi di consolazione. Le ruote della barella non facevano il benché minimo rumore e le suole delle nostre scarpe da ginnastica volavano sul linoleo. Ci fiondavamo da Saliège. In effetti, un globo vescicale è una cosa seria. Non trattenete mai la pipì, signori. L'astronomo Tycho Brahe è morto per questo. A un banchetto del re di Coelia. Immaginatevi la scena. Il re fa un discorso, uno di quei monologhi da monarca dove tutti stanno sull'attenti. In onore di Brahe per giunta. Il povero Tycho si è trattenuto così a lungo che gli è esplosa la vescica. Mio padre, era urologo, raccontava spesso questa storiella, soprattutto nei giorni di festa, verso la fine del pasto, quando tutti hanno più o meno voglia di pisciare. Si divertiva. Misurava il suo ascendente sulla famiglia dalla tensione delle nostre vesciche. Non ho mai osato interromperlo. La sua vescica poteva lacerarsi da un momento all'altro. Correvo, gli occhi fissi sul suo volto stravolto. Era un misto di incoscienza e sofferenza estrema. Palpe di fumo, occhiali in terra fumo, labbra viola, come se il dolore lo torturasse fin nel coma. Comunque tu non ti preoccupare, Saliège nel suo campo alla cima. Vieni da vista un po' lontano, d'accordo, ma una grandissima competenza. Ti caratterizzerà senza che tu senta niente. Dritto dall'uccello, buttando a capire sopra il buco. Ci gioca un biglietto dalla visita che non sentirai nulla. Dita di fata in una mano da colosso. Una porta si è aperta, laggiù. Era la porta di Saliège. L'urologo, va bene, andiamo. Non so che cazzo fanno le donne delle pulizie nelle parti di Saliège, ma con lo stupinaggio sono un po' approssimative. Danno una passata e poi lasciano che si asciughi da solo. Capisci un bagnato, lasciamo che si metta, no? E che ci fa quei segni, grosso dall'interfata. Vieni davanti alla sua porta, Saliège faceva dei grandi gesti, una gesticolazione d'aeroporto, le braccia aperte. Cosa vuoi? Ci fermiamo? Rallentiamo? Vabbè. Rallentiamo? Fermiamoci. Ma lei non è più a sentire, siamo riusciti a fermarci. No, questo è il politica campata che va avanti da un po'. No, le donne delle pulizie non c'entravano niente. Era il nostro malato. Correvamo contro corrente in un fiume d'urina che scorgava sotto di lui. Oh, Dio santo. Poi si spostava e noi non ci eravamo accorti. La sentire stava la prima a piantare il volo. Si guardò in piedi, volle fermarsi. Si volò la barella. Ci fu un urto. Io invece ho continuato, non potevo fermarmi. Ho mandato sulla barella più o meno nell'asse della porta che si avvicinava alla velocità supersonica. La sua vescica non aveva retto mentre io me ne stavo lì e lui era da lui voleva, voleva, porca puttana! Morto stava facendo e noi non ce ne eravamo accorti! Un caso di mio vescicale, per colpa mia che avevo lasciato che non da quel buffo nel corridoio a bordo! Scusami, vecchio mio, ma io non avevo capito! E sai che non era per un morto, ma era davvero! Io ero quel cazzo di biglietto da visita!
ho finito sugli agli occhi, ho volato la merda, andando sul mondo, sono scivolato cercando di difenderla, mi sono tirato giù su un torno fuggendo, alla fine sono capito che uno continuando a scivolare, vedendo tutto il giorno la merda, mi addosso a salienti, un massacro, e sarà un massacro, e quando si sarà pintato a noi, falsa il mio Dio, è pazzesca la fatica di occhi che si possono pensare in un momento come questo, tra cui questa, non alla medicina, dopo la commissione di stagismo in carcere, sicuro. Ma ha fatto uno strano passo di danza, la sua mano è spuntata da dietro una schiena, la merenda si è fermata con un'impeccabile testa coda. In quel preciso momento però la fisica della porta mi ha sparato la strada, tant'è che me lo sono preso di traverso sulla glottide e sono affondato in coma! Gamba! Oh! Scendeva nelle mie orecchie da molto in alto. Erano parole solide, cui ci si poteva aggrappare. Mi avrebbero fatto tornare a galla. Il fatto è che non ero sicuro di volerci tornare a galla. Ma sì, una boccata di ossigeno per quel pirla di Galvan. Ma vi assicuro che appena mi tiro su, mi licenzio. Bisogna chiamare Veraren! Veraren, ah sì, Veraren, il mio prof di pneumologia. Veraren, sono prof in piedi, può venire da Saliege, è urgente! Venga Veraren, venga, che il suo studente Galvan ha appena ucciso un paziente. Al fiato corto e il cuore in testa. Uno pneumotorace, credo! Cosa? Pneumotorace? Che paroloni e che tono! Una voce preoccupata. Ma no, ragazzi, non state a preoccuparvi. Non mi sono fatto niente. La mia pleura, lo splendore, i miei polmoni sono a postissimo. Mi sono solo preso lo stipendio sulla glottide e tutto qui e comunque adesso va molto meglio. Apri gli occhi, Galvan. Non approfittare per farti compatire. Sarebbe il colmo, che cavolo! Ho aperto gli occhi. Non stavano parlando di me. Erano affaccendati al di sopra della barella. Sei di ritorno, Galvan. Tanto di cappello per la diagnosi. Un cavolo di scicare. Ma niente affatto, Galvan. Il suo paziente si è svuotato per vie naturali. Da buon bevitore di birra, il volo che lei ha piantato l'ha fatto sulla Guinness. Ma... qui c'è qualcosa d'altro. Quando ho intercettato la barella, stava soffocando. Insufficienza respiratoria acuta. All'inizio ho pensato a un attacco d'asma, una botta d'ansia, una senza per la barella che stava passando. Ma non fischiava ed era negativa la percussione. La sentie ci teneva ad informarmi che questa osservazione era sua. Ed ha tratto la conclusione che fosse uno pneumotorace. Era il professor Veraren. Era poco più alto della barella, ma la sua voce di baritono usciva da un petto largo come un estuario. Spostatemi un secondo, va. Quindi non avevo ucciso nessuno, mi sentivo come nuovo, il camice immacolato e il cuore esultante, uscito fresco fresco dal confessionale. Che roba era quella schivata? Non vi ha dimesso tra di una danza popolare. State un po' zitti! Ecco! Con l'orecchio appiccicato a mo' di ventosa al torace del mio paziente, Veraren si inabissava come uno speleologo polmonare. Aveva lubrificato le volte. Meno male che la barella è rimasta un silenzio, Dio santo! L'orecchio peloso di Veraren copriva tutto il torace del mio paziente.
come uno di quei molluschi a ventosa dalla digestione lenta. Sembrava che se lo stesse per ingerire. Da adolescente, accovacciato tra gli scogli dove sciabordava il mare, mi ero chiesto spesso cosa provassero quei molluschi svuotati di se stessi da quelle bocche innominabili. Passare dall'intimità madre perlacea della propria conchiglia alle viscere di una stella marina. I peli di quell'orecchio che centellinavano la linfa di questo corpo. Ma che ti prende, Garbando? Che ti prende ora? Cosa sono queste immagini del cazzo, tutta questa emotività? Tutto ciò sapesti almeno di una crisi di empatia. Manco fosse un crivellino alla prima autopsia. Pensa al tuo biglietto da visita, ripetiti! A quel punto, dal profondo della mia coscienza, l'urlo di una risata inumana e quella vampata di vergogna, una vergogna feroce che mi lasciò stupefatto. I suoi polmoni sono a postissimo. Ci fissava con una tremenda aria di rimprovero. Sembrava tu Sletrek. Perfettamente ventilato. Soffocava, aveva le labbra che cominciavano a diventare fanatiche. Beh, ora non soffoca più. Respira come respiriamo. Io e lei. Va bene. Ricapitoliamo. Il malato aprì gli occhi, contrasse le mascelle, la sua bocca formò una sillaba. Sento tanto bene. Dice che non si sente tanto bene. Respira benissimo. Venga qui, Galvan, che facciamo il punto. La mano del malato mi afferrò il polso. A quanto pareva non gli andava che mi allontanassi. E sapete una cosa, signori? Ho provato una specie di gratitudine. Una sensazione a me totalmente nuova. Non ti preoccupare, vecchio mio. Ci sono qua io. Ti tirerò fuori da qui. Ti do la mia parola. Non si preoccupi, ci sono io con lei. Si rilassi! Come non detto, non si rilassava! Una forza inaudita nelle falangi! Le sue unghie erano conficcate nella mia pelle! Epilessia! Questa è una crisi epilettica! No, non è epilessia! Non c'è stata rotazione degli occhi! Io capellerei più con i codici miei con gli occhi! Ma guarda, dopo aver bevuto la bocca di Guinness, mi sembrerebbe strano! Per l'appunto, ipersecrezione di insulina! E che fosse un attacco di malaria? Placentì aveva avuto un prozio ufficiale medico nell'esercito coloniale. Ne avremmo discusso volentieri, ma il malato ci sfuggì come un pesce guizzante, un salto da carpa. Le mani e i piedi afferrarono i montanti della barella mentre digrignava più che mai i denti. Era impossibile fargli mollare la presa. Bisogna fare l'iniezione per il male secco! Questo bisogna sedarlo! Tutti i tubi e tutte le molle della barella vibravano un trambusto di vene sotto l'assalto dell'uragano. E poi ci fu lo schianto! Le estremità della barella volarono ai due lati della stanza come se fosse esplosa. Saliege, da bravo rugbista, reagisce per primo afferrando le gambe del mio malato, mentre io gli afferro i polsi per sfuggire alle sue unghie. Porca troia, Placentier, che cazzo fai? La mano di Placentier apparve come per invocazione, munita di siringa. Se fossi diventato direttore generale, il primo che avrei assunto sarebbe stato Juraj, il nostro neurologo. Era uno slovacco che aveva approfittato della prima breccia del muro per esportare la sua conoscenza da noi. Era diventato un luminare. Raramente ho visto un tizio più padrone di sé e più sicuro della propria scienza, senza per questo tirarsela. Un taciturno. Aveva imparato il francese sui manuali di medicina e lo utilizzava soltanto per emettere una diagnosi. Ho visto tutto. Oh, merda! Non si trattava di un'opinione, ma di una diagnosi. Non demorse. Tutto quello che gli avevamo raccontato lo confermava. Opistotono, la fase terminale del tetano. Il paziente ha manifestato contrazioni muscolari. E come? Prima muscoli del tronco, poi quelli del collo. Proprio così. Intelligenza intatta, ma principio di afasia. Non mi sento tanto bene,
per riesce a dire. Febbre alta? Da cavallo. Sudori freddi? Sì, da gelem poco fa per l'appunto. Costipazione? È cominciato proprio da qui. Vomito? È raro, ma succede. Alcune volte vomito. Ritenzione di urina? Hai voglia. Eppure aveva bevuto molto, no? Sì. Soffocamento? Con principio di sangue. Subdelirio? No. Arriverà. Prima contrazione quando risale? Ma adesso, prima che tu arrivassi. No. Quel nome è scappato. O meglio, non l'ho trattenuto. No, la prima crisi è precedente. Il paziente l'ha avuta sotto i miei occhi, è pronto soccorso. Lo schiaffo del suo corpo contro il pavimento. Eccola la sua prima crisi. È caduto come tutto rigido? Completamente contratto. In posizione fetale? Non riuscivamo a distenderlo. Sono per questo punti di sutura? Sì. L'avevi visitato? Avevo cominciato, ma il pronto soccorso era pieno. Quindi era lì da molto tempo? Per l'appunto c'era pieno di gente. Ha detto qualcosa prima? Che non si sentiva tanto bene. Hai pensato a un'occlusione intestinale? Aveva tutta l'aria di esserlo. Non sto a dirvi i silenzi. Tutto ciò che Yurei non diceva ma che riecheggiava nella testa degli altri. La diagnosi sbagliata, il tempo perso, nulla di tutto questo sarebbe capitato se avessimo portato il malato direttamente in neurologia. Cosa più pallosa di questa bastardata e varietà di sito. Grazie, amico. Facciamo io comunque puntura lombare, caso mai mi sbagliassi. Mi sembra di ricordare che sei bravo a fare puntura lombare, Galvano. Non solo ero bravo, ma mi piaceva. La gente si fa chissà quale idee. È la puntura bau bau per eccellenza. Un ago nella colonna vertebrale. Poche immaginazioni sanno resistervi. Eppure... basta trovare un buon punto di riferimento tra la quarta e la quinta vertebra lombare e opla! La leggera resistenza del legamento. Poi l'ago penetra nel canale spinale come in un sogno. Non si sente niente. Le prime volte ero rimasto incantato dall'afflusso di quel raggio di sole nella siringa. Sì, il liquido cerebrospinale è giallo sole. Perciò le prime volte mi ero detto stoltamente: eccola qua la vita. Allora siamo pieni di sole. E di tutti gli atti medici era diventato il mio preferito. Si tu viens à mon enterrement, ce sera les deux pieds devant. Je t'en voudrais pas si tu ne pleures pas. Comme avant, je nous imagine sur un voilier ou sur un fil, les pieds nus au bord de l'eau. La falaise, ton cul, tout est beau. Forse è tornata la luce? No, niente. Vabbè, ve la faccio breve, altrimenti ci passiamo la serata. Al momento di fargli quella puntura, il paziente è preso da una nuova crisi respiratoria. Passa dal bianco al blu, dal blu al piombo, dal piombo al nero. Yurei mi ferma prima che io cominci e Verarien decide per una tracheo. Cioè un'incisione della trachea per ventilare i polmoni. Ma poi il suo cuore sembrava voler uscire dalla cassa toracica. Sul serio, ha ripreso a respirare normalmente, ma gli è venuta una tachicardia spaventosa. Vedevamo il suo cuore scagliarsi contro le sbarre. Abbiamo dovuto chiamare l'emergenza in Mard. La cardiologa, Nicola Mard, non vi dice niente?
lei Marta ha rimpatriato il malato in cardiologia e io sono tornato giù al pronto soccorso. Il mio corridoio si è nuovamente riempito. Ah, però! No, ma con comodo, eh? Ma dov'era? Dove diavolo è? Un'ora! E poi lo chiamano pronto soccorso. Ho attraversato la cortina delle proteste e ho constatato una volta di più, in quell'ora tarda della notte, gli odori di alcol, sudore, urina e medicazione hanno il sopravvento sui profumi di detergente. Odori di paura e di impazienza. E fluvio di solitudine, miasmi di abbandono. Come un'enorme pelle rivoltata. Ciò che la notte fa alle persone quando abbassano la guardia. Dopodiché ho chiamato Nicola e Marta. Il malato non era più nel suo reparto. Il cuore si è calmato, ma ha sviluppato una di quelle catene ganglionari, dovevi vederlo, Galvan, dal collo fino all'inguine, una vera corda a nodi. È spacciato. Insomma, mentre ognuno gettava lì la sua diagnosi definitiva, in quella folle notte il nostro paziente continuava a moltiplicare i suoi sintomi. Dopo i gangli furono le sue articolazioni a gonfiarsi di colpo. E quando ho esaurito la scienza del reumatologo, ho dimenticato il nome del reumatologo, si concesse un festival di eruzioni cutanee che lasciò senza parole la dermatologa. Dopodiché è sprofondato nel coma. E a quel punto, ovviamente, non è successo più nulla. Ho parlato di emorragia cerebrale come se tira una riga sotto l'addizione. L'hanno sistemato in una stanza dove ci ho tenuto a passare il resto della nottata. Vada pure, la sto io. Tutti si sarebbero ritrovati lì l'indomani alle 9:00. Riunione generale, era il minimo che si potesse fare. Angelina sarebbe arrivata con il vecchio Madre Cur, che era stato il maestro di tutti noi. Madre Cur, certo, Madre Cur. Angelina aveva ragione, bisognava sottoporre il caso a Madre Cur per vederci chiari una volta per tutte. E quale miglior regalo se non quell'enciclopedia di sintomi per il nostro vecchio capo a una settimana dalla pensione? Benché, secondo il parere generale, di lì all'indomani sarebbe morto. Voglio che tu muoia. Pensavo solo questo. Rimani vivo. Rimani qui. Avevo reso le armi. Avevo strappato il mio biglietto da visita. In una notte mi ero fatto medico. Ormai provavo soltanto una gratitudine calma e stupefatta. Pronunciavo finalmente il mio giuramento di Ippocrate. Un uomo dedito ai malati. Per sempre. Quale che fosse e senza alcuna condizione. Ecco cosa aveva fatto di me il mio malato. Mi sono addormentato come qualcuno che si eleva al servizio del dolore umano. Quando mi sono svegliato, la stanza era vuota. Sulle prime non mi sono preoccupato. Non ho pensato che il malato fosse morto. Ho pensato che l'avessero portato all'attacco, che gli stessero facendo la terapia, come si era detto quella notte nel sistemarlo lì. Ho sorriso, pensando a tutte le precauzioni che dovevano prese per via la barella senza svegliarmi. Delicatezza, solidarietà, erbelle, benedicità. Sotto la doccia che mi sono concesso mi sono preso lo sfizio di elencare tutti i mestieri che non mi sarebbe piaciuto fare. Commerciante, l'angoscia dello stock, orrore, diplomatico, politichese in bocca cucita, no grazie. Ingegnere, insegnante, architetto, giornalista, commercialista. Per un lungo istante mi sono lasciato andare alla gioia di non essere nulla di tutto ciò. Medico, ecco cos'ero, medico fra i medici. Era qualcosa di totalmente nuovo che saliva quella notte. La mia famiglia non c'entrava niente, non era un progetto di famiglia. Ed era qualcosa che non sarebbe mai potuto comparire su di un biglietto da visita.
Comodo come una convalescenza. Sì, ricordo ancora l'espressione. Dopodiché ho cominciato a cercare il mio malato. E non l'ho trovato. Quello fu l'inizio della mia inquietudine. Allora ho chiamato quelli della TAC. Qui medicina nucleare, buonasera! Sì, salve, buonasera, sto cercando un paziente. Nome? Già, infatti. Come si chiamava? Il nome è indispensabile, c'è attesa per l'attack. Sì, beh, insomma, il fatto è che non sapevo come si chiamasse. E io? Chi ero io? Galvano. Chi? Gerard Galvano. Ero di turno al pronto soccorso la notte scorsa. Oh, ma non era Verdier la notte scorsa? No, l'ho sostituito io. Galvan, allora? Sì, Galvan. Se il suscitato Galvan non conosce il nome del paziente, potrebbe almeno dirmi da quale reparto viene? Sorpresa, neppure a questa domanda sapevo rispondere. Senta, non sa come si chiama né da che reparto viene. E vorrebbe che ce lo ricordassimo noi. Allora, ho descritto un po' la bene meglio come era fatto. Forse da neurologia per un attacco al cervello? Niente cervello stamattina. E da neurologia non hanno mandato nessuno. Va bene, grazie lo stesso. Allora, ho chiamato Nicola Enardo. Aveva forse preso un paziente per fare un eco Doppler o un'arteriografia? Nemmeno per sogno. Piuttosto, sai se la riunione generale si fa sempre alle 9? Immagino di sì, ma il malato non è più nella sua stanza e nemmeno all'attacco. Ma si vede che è morto Galvan, mai visto in che stato era. Ma la sua presenza non è indispensabile. L'importante è che siamo tutti lì a fare la nostra relazione a Madrecour. Ce l'avevi tu Madrecour a semiologia? Morto. Cioè, morto. Che non avevo mai passato per credere alle favole. Principe azzurro nel capezzale della principessa in coma con resurrezione mattutina. Su via Galvan, su via! E che medico ero stato mentre mi raccontavo quelle fandonie. Il cuore mi batteva sulla punta delle dita quando ho chiamato il numero dell'obitorio. Qui camera mortuaria, buonasera! Ho fatto fatica a dirgli cosa volevo, ma stavolta ho dato il mio nome prima che me lo chiedessero. Galvan. Chi? Gerard Galvan. Galvan, aspetti un attimo. Non c'è nessun morto a questo nome. No, Galvan, sono io! Io chi? Io ero di turno al pronto soccorso la notte scorsa. No, non era Verdier. No, ma... ero io. Va bene. E il defunto come fa di nome? Così, di seguito, finché? No, all'obitorio questa notte è arrivato solamente il cadavere di un motociclista proveniente da chirurgia. Stamattina? Neppure. È un mortorio stamane. Sollievo, immenso! Mi sono dato gioiosamente del cretino. Dovevano aver portato in un'altra stanza il mio protetto, tutto qua. Perché pensare subito al peggio, Galvan? Un'altra stanza, non stare a pensare a chissà che. Allora ho passato in rassegna tutto il piano. Il malato non era in nessuna stanza. Ho interrogato tutte le infermiere, nessuno l'aveva visto. Roba da farti girare la testa. Il turno del mattino era già stato fatto e non avevano neanche sentito parlare, come se quel tizio non fosse mai esistito, o come se quella notte non ci fosse mai stata. Quando poi sono tornata alla stanza dove avrebbe dovuto tenersi la riunione, erano già tutti lì. E con lei anche il completo di Madrecour e il suo seguito di studenti, incollati al maestro come un branco di cinghialini. Una mezza dozzina di camici in una quindicina di metri quadrati. Che si sono voltati tutti verso di me come un solo uomo quando Madrecour,
Il mio idolo mi ha domandato dov'è il paziente. Io non lo so. Aspetta un attimo, Galvan. Non sei tu che l'hai vegliato stanotte? Sì, l'avevo vegliato io, ma mi sono addormentato. Insomma, è stata una notte piuttosto... Nelle situazioni difficili le notti sono lunghe per tutti. Detto senza che si potesse capire se mi rimproverava per essermi addormentato o se pensava che avrebbe potuto addormentarsi anche lei. Silenzio. Che Madre Cur ruppe rivolgendosi agli studenti. Giovanotti, la lezione si annuncia istruttiva. I vostri quasi colleghi mi invitano a fare la lezione di anatomia di Rembrandt, ma davanti a un letto vuoto. Il tutto detto senza l'ombra di un sorriso. Dritto come l'etica. Madre Cur non faceva mai ridere. Bene, ricapitoliamo. E ricapitolò. Questa notte vi è passato per le mani un misterioso individuo che, a vostro dire, manifestava segni di svariate patologie successive, tra cui mi limito a citare il blocco intestinale, l'attacco di malaria, eruzioni cutanee, globo vescicale, angina pectoris, l'opistotono. E voi volete che io creda a tutto questo? Nessuno ci credeva più. E per giunta, in occasione, voi tutti vi siete comportati in modo superlativo. Vero, signorina Aymar? Se un viso può prendere fuoco, quello di Nicola Aymar deve essere ancora lì che brucia. Quindi, cari colleghi, o la vostra storia è vera e allora è imperdonabile che questa notte non mi abbiate svegliato, o è una bufala, una piccola goliardata organizzata per il mio pensionamento, omaggio al mio magistero, un vostro modo di augurarmi una buona morte, che io apprezzo sommamente. Perciò, se avete un discorso di circostanza o un regalo da farmi, fatemi, e non se ne parli più. Paralisi generale. La vergogna degli studenti di fronte agli anziani. L'imbarazzo degli anziani di fronte agli studenti. L'attesa di Madre Cura. Un minuto di silenzio che non finisce mai. Niente, niente, posso fargli da regalo, se volete. Distinto, tutti si scostarono per aprire un varco allo sguardo di Madre Cura. Il nostro malato se ne stava lì, in piedi, sorridente, elegantissimo. Ma anche lui è appena uscito dalla doccia, con la pelle liscia e la voce pimpante. Regalo abbastanza presentabile, credo, nonostante una notte piuttosto agitata. Qui essere una resurrezione? Lo è come? Niente a che vedere con l'aspirante cadavere che ci eravamo spumazzati per tutta la notte. Eppure era proprio il nostro malato, su questo non c'erano dubbi. Ma nelle fattezze di un ometto lingua che saltellava tra i veli del suo aftershave. Lei non deve togliere la ramanzina. Testuali parole. Eravamo stati perfetti, ognuno nel proprio ruolo. E la qualità del nostro operato che stava all'altissimo livello degli insegnamenti impartiti da Madre Cura. Sì, proprio così. La precisione della piana, unita alla rapidità del intervento della terra. Straordinario, davvero straordinario. La dottoressa Angelè, per esempio. Ed ecco che comincia a passarci la segna. Ai mari. Angelina, Ferrari, Samieri, Ferrari. Per arrivare fino al giovane Galvano, che si è premurato di lubrificare le ruote delle barelle. Già, il giovane Galvano, il compassionevole Galvano, l'onnipresente Galvano, devoto fino allo sfinimento. Galvano che non si è guardato bene da non svegliare quella mattina, andandosene. Come ne voglia, Galvano, dobbiamo passare da casa a farmi una pelle nuova. E pensare che c'è gente che critica gli ospedali francesi. Se adesso c'è qualcuno che poteva testimoniare l'altissimo livello dei nostri debatti, e proprio lui! Sarò ben lieto di farlo. Ma noi stavamo per acquistare le forze. Avevamo comunque qualche domanda da farti.
parlava con voce limpida, come fosse stato sentito mai uscito. Qualcosa mi dice che metterete da parte le vostre piani per orientarvi piuttosto verso la psichiatria. Va bene, se permettete, scriverei da subito l'ipocondria. È la paura che ho. L'ipocondria non avrebbe mai il coraggio di cosa attribuire una sintomatologia tanto vasta, unita a un simile controllo del corpo? Una buona vecchia epilessia, un'epilessia da vita. Somatizzazioni spettacolari, serve epilessia? Sì, un po' di questo forse c'è, però... meno che... una sindrome di Munchausen. L'attitudine a passare da una malattia all'altra quando stai per essere definito da una diagnosi. Non c'è nulla di più sfuggente di Munchausen. Però questa ostentazione di sé. È vero che i Munchausen flirtano con i medici, ma non si espongono mai così tanto. No, qui c'è un'erotizzazione del corpo. Una volutissima erotizzazione del corpo. Un po' come se tua madre ti avesse fatto il bagnetto sino alla quarantina mentre tuo padre se la spassava nella stanza accanto con la sorella minore. Chiaro, no? Potreste anche optare per un delirio paranoico. Il mio corpo perseguitato dal corpo medico. Il mio corpo che ad ogni cambiamento di sintomo ribadisce la vostra totale incompetenza. Ma continuo a non battere ciglio. Ma no, ipotesi annullata dal mio esordio. Ancora una volta avete tutta la mia ammirazione e la mia riconoscenza a nome dei malati di Francia e di Navarra. Il corpo medico è ineccepibile. Adesso vi meritate la vera spiegazione. È stato allora che la mia vita è precipitata, quando ha dato la vera spiegazione, perché alla fin fine ce l'ha rifilata la spiegazione, quella vera. E io non ero più neanche in vena di servirla. Quando era comparsa nel riguardo della porta, qualcosa si era fatto strada in me. Stupore alla sua apparizione, fastidio alla sua presentazione, crescente nervosismo durante la lezione di psicologia. Se a tutto ciò si aggiungono i miasmi di autocompiacimento che salavano dall'aftershave, ero proprio al colmo. E non sto a dirvi della cravatta né del fazzolettino di seta lilla. Mi domandavo perché nessuno di loro fietasse. Quel tizio ci aveva fatto andare avanti e indietro per tutta la notte e ora se ne stavano lì ad ascoltarlo come se fosse il re della Romagna. E che cazzo! Tutti scrutavano tutti. Gli studenti di nuovo attoniti davanti ai miei colleghi che erano di nuovo saliti di grado. I miei colleghi pietrificati da Madre Cur che giocava a fare la statua del commendatore. E tutta quella bella gente lì incollata da quel parolaio che si pavoneggiava nel suo completo dopo averci stracciato i coglioni per tutta la notte. Se ci penso, se penso al sangue marcio che mi sono fatto per lui, se ci penso, se penso che per colpa di quel pagliaccio sono arrivato lì lì per mollare la medicina, se ci penso, se penso che il mio cuore ha smesso di battere almeno 10 volte durante la notte, il tutto per sentirgli dire adesso che grazie a lui ha finalmente realizzato il suo desiderio più prezioso, un progetto antichissimo. Un sogno identitario. Sì. È l'espressione del cazzo che ha usato lui. Un sogno identitario che non avrebbe mai potuto realizzare senza la nostra preziosa collaborazione. Desiderio peraltro legittimo, tant'è che è stato il desiderio di ciascuno di voi. Anch'io un giorno volevo poter mostrare un biglietto da visita che fosse degno di me, ma per farlo avevo bisogno delle vostre competenze. Dovevo sottopormi a voi come alla commissione di un concorso per ottenere la vostra benedizione. E me l'avete data, cari amici. Stanotte, uno dopo l'altro,
Mi avete dato il diploma che mi rende degno del biglietto da visita che ho sempre sognato. Il mio biglietto, a lei che ha costruito la sua identità decifrando tutti i segni del corpo. E lei merita pieno il suo, avendo individuato immediatamente la mia occlusione. Poiché il mio cuore non ha più segreti per lei. A lei che conosce i miei polmoni meglio delle sue tasche. Un biglietto da visita per l'urologia. Uno per la neurologia. Un biglietto da visita. Un biglietto da visita per me! Il suo biglietto da visita! Sapete una cosa, signori? Non ho fatto in tempo nemmeno a vedere il suo nome. I miei occhi sono andati dritti all'essenziale, lì inciso in rilievo sul suo biglietto da visita, l'oggetto del suo orgoglio, il suo sogno identitario, il suo grande progetto finalmente realizzato, la sua ragion d'essere, signori non so cosa, gran veterano degli ospedali di Parigi! Lì, sotto i miei occhi! Mi è partito da solo. Sì, io ho mollato un pugno sul muso. È stato qualcosa di fulmineo e di lentissimo. Ho fatto in tempo a veder partire il pugno. Ho capito che sferrandolo contro il suo sorriso avrei vendicato i miei colleghi e che loro non mi avrebbero ringraziato per questo. Il mio pugno partiva e sapevo che appena fosse arrivato sarei stato convocato dal decano di facoltà, cacciato dal consiglio dell'ordine. Questa volta addio alla medicina, sul serio, lo sapevo. Eppure quel pugno l'ho lasciato partire. Ci ho messo anche tutto il peso del mio corpo. Rotazione del busto, peso sulla gamba sinistra, una palla di cannone. Mio padre mi avrebbe disconosciuto. Françoise mi avrebbe sbattuto fuori di casa. Dalla tomba i miei antenati mi avrebbero maledetto fino alla settima generazione. Eppure però... ci ho messo tutta la mia forza su quel pugno e quando è arrivato, scagliando la doppia fila di denti perfetti, continuavo a domandarmi come mi sarebbe tagliato da vivere di lì in avanti. Infermiere? Impossibile, avevo consumato in una notte tutta la compassione che può fornire un'esistenza umana. La demolizione del bacillare superiore non ferma il mio pugno, che continua il suo viaggio. Lussazione della mandibola, lingua tracciata, frattura del setto nasale, sfondamento dell'orca. Avrebbero dovuto operarlo se non volevano che l'occhio gli cascasse nel taschino. Veterinario? No, di certo. La maggior parte degli animali a Parigi è contorta quanto i suoi padroni. Ed è così che mi sono ritrovato meccanico, signore. Sempre la vocazione di curare, ma soltanto le macchine. L'ultimo rifugio dell'innocenza. Un'auto gioca pulito, un ammasso di ferrai e nemmeno l'ombra di un sogno identitario. Finalmente è tornata la luce. Posso stamparvi la ricevuta. Cambio delle donne, abbiamo detto. La lubrificazione ve la offro io. Bisognerà che prima o poi facciate sostituire le pastiglie dei treni. Comunque, grazie di avermi ascoltato. Sì, proprio 20 anni oggi. Un gran bel destro però. Vedete questo bozzo che ho sul pugno? È il ricordo che ne conservo. Un reumatismo all'articolazione metacarpo-falangea del dito medio. Mi sono rotto la mano con quel pugno. Qualcuno ha anche urlato. Galvante! E invece Galvan sì! Un diretto destro che ha scagliato nel suo ex letto il nostro ex paziente. Quando finalmente tutti mi hanno guardato, ho detto...
Gli mancava la traumatologia. Yes.